Il circo Rolando Orfei è bloccato in città da più di 2 mesi, dopo le prime restrizioni anti-Covid dell'autunno scorso. Con esso, ovviamente, anche tutti gli animali che partecipano agli spettacoli, che hanno bisogno di cibo e che hanno registrato nei mesi la solidarietà dei reatini. Andiamo a vedere. Ioannes, lei è responsabile degli animali del circo Rolando Orfei, bloccati da più di 2 mesi qui. Come state affrontando la situazione? Innanzitutto buongiorno, grazie della vostra visita. Stiamo affrontando come tutti le grandi difficoltà che ci sono oggigiorno con questo grande problema che abbiamo noi che siamo qui a Reti, come i nostri colleghi in diverse città d'Italia. E stiamo affrontando grazie alla gente che ci porta a mangiare degli animali. Purtroppo dobbiamo dire la verità, è così. Soltanto che la situazione sta andando ancora a lungo andare, sarà ancora più difficoltosa perché non ci possiamo ancora muovere, la nostra attività è bloccata e purtroppo con i tempi che corrono vedrai che sarà ancora più lunga. Di che cosa avete bisogno oltre che di cibo per gli animali? Ma gli animali hanno bisogno del fieno, della paglia che alcuni privati ci hanno dato, la Coldiretti ci ha portato ancora. E poi il mangime, dello fioccato, crusca, questi vari mangimi e la frutta. Ecco qui Rieti, capretta girgentana. Girgentana, la razza è girgentana. Nata qui a Rieti, giorni fa. Sì, saranno già, non vorrei sbagliarmi, 15 giorni. E per ringraziare? Per ringraziare la città di Rieti, abbiamo affibbiato il nome di Rieti. Abbiamo bisogno soprattutto adesso sempre del cibo per gli animali, che è la cosa più importante per noi. E poi il gasolio, perché il gasolio, te l'ho già detto, per riscaldare la notte le nostre stalle per gli animali.